Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi vediamo un po' di concetti generali di potatura delle piante da frutto. Il primo concetto generale è quello sull'epoca di potatura. Le piante da frutto, la maggior parte, vanno in riposo vegetativo durante la stagione invernale ed è durante la stagione invernale, prima della ripresa vegetativa, che noi interverremo con la potatura, secca. Faremo questa operazione verso la fine dell'inverno, a fine febbraio, inizio marzo, quando diciamo avremo un minore rischio di gelate. Per alcune piante da frutto e soprattutto quando abbiamo bisogno di effettuare dei tagli grandi, possiamo effettuarli verso luglio-agosto, nei periodi diciamo più caldi dell'estate. Questo per esempio per ciliegio ed albicocco ci aiuta sia perché la pianta non sopporta molto bene le potature, la potatura invernale, sia perché quando il taglio è particolarmente grande, il caldo aiuterà, la pianta a seccare la ferita e a cicatrizzare prima. Il secondo concetto generale che dobbiamo conoscere per, capire come potare una pianta è il suo gradiente di vegetazione. Che cosa vuol dire gradiente di vegetazione? Gradiente di vegetazione è la tendenza, la predisposizione della pianta a vegetare in un determinato modo. Quindi avremo delle piante che sono definite acrotone, come la maggior parte delle drupacee, che tendono a vegetare verso l'alto e quindi ad avere dei rami molto verticali e che tendono a vegetare sempre di più verso la parte alta. Avremo delle piante mesotone, che sono principalmente gli arbusti, che tendono, come anche il rosmarino, che tendono ad avere invece un gradiente vegetativo abbastanza equilibrato. E abbiamo invece le piante basitone, che hanno un gradiente vegetativo verso il basso, come per esempio l'olivo o il nocciolo. Conoscere il gradiente vegetativo delle nostre piante ci aiuta a capire come potare le piante stesse. Perché questo aspetto è importante? Perché, per esempio, in una pianta acrotona, l'eliminazione di un germoglio basale poco vigoroso andrà ad accentuare l'acrotonia della pianta stessa. Al contrario, l'eliminazione di un germoglio vigoroso in una pianta basitona andrà a ridurre la basitonia della pianta e quindi a favorire la vegetazione nella parte alta della pianta. E anche per questa basitonia, questo gradiente vegetativo dell'olivo, che è importante sempre quando potiamo il nostro olivo lasciare la cosiddetta cima, il cosiddetto tiralinfa, che aiuta la pianta a non spogliarsi troppo verso l'alto. Altro concetto fondamentale per quanto riguarda la potatura è conoscere, imparare a riconoscere quelli che sono i rami fruttiferi e quelli che sono invece i rami che vanno sempre eliminati. Cercheremo poi di vedere, ovviamente caso per caso, quali sono questi rami. Un ramo comune a tutte le piante da frutto che generalmente viene eliminato è il succhione. Altra cosa importante, altro concetto generale importante legato all'eliminazione dei succhioni è il modo in cui andremo ad eliminare questi succhioni. Il succhione è un ramo molto vigoroso che si sviluppa in verticale sulla nostra pianta e che porta solo ed esclusivamente gemme a legno e non gemme a fiore. Quindi è un ramo che, come dice la parola stessa, succhia energia alla nostra pianta. La sua eliminazione quindi è molto importante. L'eliminazione dei succhioni va effettuata alla base del succhione e dobbiamo fare un taglio nel rispetto del colletto di corteccia. Il colletto di corteccia è questa protuberanza che vediamo praticamente alla base del succhione, prima della base del succhione, e dobbiamo tagliare il nostro succhione esattamente sopra per favorire la cicatrizzazione. Bisogna tagliare nel rispetto del colletto di corteccia in questo modo. Quindi lasciare questa porzione che permetterà una migliore cicatrizzazione ed è altrettanto importante non tagliare a raso,
perché se no andremo ad intaccare la nostra branca e quindi rischieremo una cicatrizzazione verso l'interno che andrà a perturbare il flusso di nutrienti. È importante anche quando tagliamo un succhione rispettare il colletto di corteccia, perché se tagliassimo in questo modo lasciando uno sperone andremo incontro a due possibili scenari: o l'emissione di nuovi succhioni da questa base e che comunque andranno a sottrarre ancora più energia alla pianta, o il disseccamento di questa porzione di legno, di questo sperone, e tale disseccamento potrebbe andare anch'esso a intaccare la salute della branca stessa. Quindi è importante tagliare nel rispetto del colletto di corteccia. Altro concetto importante è conoscere i tipi di operazioni, i tipi di tagli o gli interventi che noi possiamo fare sulla nostra pianta. Quindi abbiamo detto, va bene, l'eliminazione dei succhioni è sicuramente una cosa importante, ma un altro concetto comune, per esempio, è il cosiddetto taglio di ritorno. Che cos'è un taglio di ritorno? È quel taglio che ci consente di riportare indietro la vegetazione di una pianta, soprattutto di una pianta acrotona, e viene effettuato su dei rami che tendono ad andare in alto o anche in orizzontale. Diciamo, l'idea è quella che il taglio di ritorno contenga l'espansione della pianta sia in verticale che in orizzontale, ed è un taglio che viene effettuato su una branca o su un ramo di 2 anni all'intersezione con un altro ramo, tendenzialmente con un ramo fruttifero, con un brindillo, con una lamburda. In regola generale, quando passiamo da una pianta all'altra, è buona abitudine disinfettare i nostri utensili di potatura, sia le forbici che la sega. Ci sono dei modi molto semplici, basta dell'alcol etilico o anche dell'acqua corrente della candeggina. Immergiamo i nostri utensili e sono disinfettati e possiamo passare alla pianta successiva. Ultima regola generale: se ci ritroviamo a fare dei tagli molto grandi su delle branche principali che magari vogliamo eliminare, o delle branche secondarie che però sono mal posizionate, comunque se andiamo a effettuare dei tagli superiori ai due, con un diametro superiore ai 2, 3, 4 centimetri, è buona abitudine mettere del mastice. Bene, spero che queste regole generali possano tornarvi utile. Noi continueremo a fare dei video, ovviamente con dei focus specifici su alcune piante da frutto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Ciao, alla prossima!